Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera e bentornati a Risolto Giallo, da una Posso dire Sorgato che, senza non microfono. mi, cioè, al di là della presenza, posso dire che queste copertine mi piacciono veramente tanto? Allora, Vabbè, poi presentiamo l'ospite, intanto esatto. io tiro Io su. sono Niccolò Mazzavillani, lo sapete ormai, disturbatore per antonomasia di Risolto Giallo. E questa sera, con la Sorgato, abbiamo una nuova ospite che si presenterà. Mi chiamo Maria Luisa Minarelli, buonasera a tutti, sono molto lieta di essere qui. Maria Luisa, un pochino più vicino al microfono, che così la sentiamo, anzi, ti sentiamo, che abbiamo detto che ci diamo detto, quindi ti Sì. sentiamo correttamente. Allora, chiedo alla regia di far vedere a Mazzavillani queste splendide copertine e giochiamo al gioco delle tre carte. Bologna, Venezia, Istanbul, Istanbul, Bologna, Venezia, non le muovo, ma fate conto che le stia muovendo. Secondo te questo dove è ambientato? Venezia. Come si intitola? Perché io non lo vedo. Sipario veneziano. Giusto? Giusto. Bravissimo. Quello è già un po' difficile perché sono più lontano. Delitto in strada maggiore. Questo dove è ambientato? Bologna. Bravo. Mamma mia, Mazzavillani, quanto sei bravo. Questo dove è ambientato? Oriente veneziano. Ah, qui è più difficile. È qui Istanbul però. Ok. Bene. All'epoca Allora. Costantinopoli. Esatto. Siamo in epoca di quasi vacanze e abbiamo le nostre scrittrici giramonde. Maria Luisa, già bei tre bei setting differenti. Raccontaci qualche cosa, intanto della scelta dei luoghi, poi parliamo dei personaggi. Sì, Sipario veneziano e Oriente veneziano appartengono alla serie veneziana dei miei libri. Giura. Eh E su sì, quello sono potevamo. sette. Sono Giuramelo. sette, posso giurarlo. Sono sette libri che costituiscono una serie in cui i protagonisti sono gli inquirenti che si ripetono da un libro all'altro. Ogni libro è autoportante comunque, ha un inizio Ok. E la parola e una fine. veneziano c'è sempre. Sì, sono riuscita a metterla praticamente sempre, tranne in due in cui le vicende si svolgono a Roma, ma sono sempre i miei protagonisti che si spostano a Roma a fare delle indagini per conto del Papa. Trasferta. E quindi gli inquirenti, dicevo, sono sempre lo stesso gruppo. E, la serie si svolge tra le vicende private degli inquirenti, che comunque occupano uno spazio abbastanza limitato nella storia. E in ogni libro c'è naturalmente un caso, un giallo da risolvere, ecco, un risolto giallo. Ah, grazie questa citazione ovviamente non era voluta, noi non abbiamo veramente. pagato assolutamente la nostra Anzi, ospite. paga lei adesso perché i diritti Esatto. d'autore ce li abbiamo noi. Però facci capire bene. Allora, sette libri, la serie veneziana, di cui due vanno in trasferta e i personaggi sono sempre i medesimi, Gli quelli che tu ci inquirenti. definisci gli Sì, inquirenti. sì, sì, Allora, sì. fermiamoci un attimo, ti va? Poi Sì, passiamo agli sì. altri. E per inquirenti cosa intendi? Dunque, gli inquirenti, naturalmente ho dovuto fare una ricerca per capire chi era che faceva le indagini a metà Settecento a Venezia. E, erano gli avogadori, avogadori è il termine veneziano per dire avvocato, che erano magistrati molto importanti nella Serenissima, perché oltre a partecipare, erano in tre sempre, oltre a partecipare obbligatoriamente alle sedute del Senato, si occupavano anche di istruire i processi e di fare le indagini prima dell'istruttoria, naturalmente. E quindi io mi sono inventata un avvocatore che si chiama Marco Pisani Come mio cognato, sì, il marito di mia sorella, glieli regalo tutti e e gli ho sette. creato una serie di personaggi intorno che lo aiutano nelle sue ricerche. E questi personaggi, che sono molto diversi tra di loro, proprio per movimentare un po' la storia, lo seguono per tutte le sue indagini. Diamo un nome anche a loro, via, ricordiamoli. Certo, Nanni è la mia simpatia, il gondoliere. Il
il gondoliere furbissimo che ha studiato, perché era un orfanello raccolto dai padri scolopi che lo volevano fare prete. Lui si salva fuggendo dagli scolopi, rifugiandosi in casa di Marco Pisani, perché prete non si voleva fare, non ha proprio nessuna vocazione. E poi c'è Chiara, che è la fidanzata di Marco Pisani, e che ha, è un personaggio abbastanza simbolico di Venezia, nel senso che è una donna imprenditrice. E siccome Venezia aveva una costituzione, possiamo dire, che derivava dal diritto bizantino, e in cui le donne potevano ereditare e disporre del loro denaro, allora Chiara è un'imprenditrice della seta e continuerà a farlo per tutte le vicende. Però è un personaggio molto particolare, perché ha anche doti paranormali, ossia è una sensitiva. È una sensitiva potente anche, e con le sue intuizioni, chiamiamole così, ogni tanto interviene anche nelle indagini e le strada, insomma, in qualche modo. Poi c'è Daniele Zen, che è l'amico avvocato di Marco Pisani e aiuta anche lui nelle indagini, e nel secondo volume della serie comparirà un personaggio che a me è carissimo ed è Guido Valentini, un medico di Bologna, e anche lui viene subito cooptato per far parte del cast di investigatori di Marco Pisani, e con le sue competenze mediche si rivelerà preziosissimo, naturalmente. Competenze mediche che io ho dovuto fare infinite ricerche per capire bene a che punto era la medicina a metà Settecento. Non era facile arrivarci, ma io mi diverto a crearmi la vita difficile. Quanto tempo ti ha richiesto questo lavoro di ricerca? Per ogni libro un anno, però io sono una gran lavoratrice, altrimenti ci avrei messo molto. Infatti metà del tempo lo dedico alle ricerche e alla scaletta, e a scrivere poi sono abbastanza veloce l'altra metà del tempo. Infatti adesso, per esempio, sono in fase di scrittura del terzo bolognese. Ah già, perché poi dobbiamo cambiare il sipario e spostarci. Questo è il, a livello cronologico, questo è il... Siamo nel metà Settecento. No, ma a livello cronologico di libro. Ah, sipario è il terzo. Infatti è scritto che qua la terza serie, indagine. Sì. Ok, perfetto. Quindi andiamo a Bologna. Delitto in strada maggiore. Questo, e questo della è il primo serie della serie bolognese, sì. E questa volta siamo negli anni 30. Avevo nostalgia intuire della grande storia. Infatti nella serie veneziana io ho scelto appositamente un periodo in cui a livello internazionale non succede quasi niente, e anche a Venezia non succede quasi niente, perché volevo dare il massimo risalto ai personaggi e ai casi che loro indagano. E al contrario, nella serie bolognese mi è venuta la nostalgia della mia laurea in storia, che del resto è sempre presente nel mio DNA, e mi sono buttata proprio nel pieno periodo fascista a Bologna, perché quello che mi interessava nella serie bolognese che sto portando avanti è indagare come i bolognesi, ma gli italiani possiamo dire a questo punto, percepiscono il regime. Quindi delitto in strada maggiore sono ancora in maggioranza, naturalmente, letteralmente conquistati dalla retorica del regime, tranne i miei protagonisti, che sono sempre su posizioni un po' critiche, un po' che diventeranno sempre più critiche con l'andare del tempo. E invece vedremo nel libro che sto scrivendo, per esempio, è il momento della visita di Hitler a Roma, in Italia, dei primi di maggio del 1938, e qui la gente comincia a aver paura della guerra, cominciano a rendersi conto che stanno andando verso la catastrofe. Quello che mi interessava è proprio capire come la gente man mano cambia la percezione del regime. E fra l'altro proprio in questi giorni, girando per Google, così, per Amazon più che altro, ho scoperto un libro magnifico di uno studioso inglese, Dagon, che è la storia emotiva degli italiani del periodo fascista, e me lo sono immediatamente comperato, e mi dà molti spunti anche questo. Finora mi sono dovuta arrangiare, ora lo storico mi aiuterà. Da parte di un autore inglese? Da parte di un autore inglese, anch'io ci ho pensato, sì. È professore di storia italiana, mi pare all'università di Cambridge, ma non ci giurerei, forse mi sto sbagliando. È eccezionale, bravissimo, veramente. E che visione aveva? Questa è una curiosità mia. È praticamente quella che ho intuito anch'io mentre scrivo.
cioè un man mano una, come dire, una consapevolezza sempre, una, sempre più, più aderenti ai fatti man mano che succedono, insomma. E veramente è scritto molto bene. Ma parliamo di te, lui avrà il suo risolto giallo, esatto. E invece al nostro il suo rise in yellow, esatto yellow solution. Torniamo alla nostra Maria Luisa. Chi sono i protagonisti nella serie? Esatto. Ho scelto un maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri. Perché io ho un vezzo, un buon numero di giallo, di noir, gli inquirenti, quelli che indagano, che fanno le indagini, sono personaggi tormentati, che hanno dei problemi, spesso sono alcolisti, abbandonati dalla moglie, eccetera. Quindi qui io ne ho cercato di tanti. Fare. Possiamo, qui possiamo. Io ho fatto l'esatto contrario sempre, sia nella serie veneziana che in quella bolognese. I miei inquirenti sono gente che ha una vita privata assolutamente tranquilla. Serena. Okay. E sono tutti dediti alle indagini. Okay. Quindi anche questo maresciallo che si chiama Vittorio Righi ha una vita privata serenissima e una moglie Anita con simpatie socialiste naturalmente ben nascoste, e anche lui non è fascista, non si è mai lasciato incantare dalla retorica fascista, perché ha fatto la Grande Guerra e poi ha avuto, possiamo dire, la fortuna subito dopo la Grande Guerra. Non è tornato a Bologna, perché la città negli anni 20, proprio Bologna, era preda di gravissimi scontri tra i socialisti e i fascisti nascenti. E ci furono episodi sanguinosi, fu un periodo bruttissimo quello per Bologna. Quel periodo lì Marco Righi l'ha passato viceversa alla scuola di polizia di Roma. E quindi quando torna... decide, cosa che aveva già deciso anche prima naturalmente, di entrare nell'Arma dei Carabinieri, perché si rende conto che non può fare niente per l'inclinazione che l'Italia sta prendendo. Si rende conto che non va bene, che il regime non sarà una fortuna per l'Italia, sarà un problema. E quindi l'unica cosa che a un singolo tocca fare, l'unica cosa che si può fare per migliorare le cose è fare giustizia dove, quando e come si può. Ed è quello che il mio Vittorio Righi farà nei vari casi che gli si presentano. Dunque lui non è tormentato, però ha un inquilino che è veneziano, così per caso. Per caso, giusto per non creare collegamenti. Comunque approfitto di questo momento in cui lei prende fiato per dirvi che prima di iniziare la puntata... La nostra ospite mi ha detto: no, sai, perché io sono un po' timida, non so bene cosa dirvi, fatemi delle domande. Cioè, io ho detto tutto. Voleva già mettere le mani avanti. Meno male che la dovevamo compulsare. Prego. No, timida non sono, però insomma non mi sono mai trovata in una situazione così. E direi che ti ci trovi benissimo, però. Ne farò tesoro. Mettiamo la targhetta col nome fuori, senza casa. E questo Jacopo Grimani, che abita in un piccolo appartamento nella casa del maresciallo Vittorio Righi, viceversa ha dei problemi, è un personaggio misterioso. E fra l'altro una piccola parentesi, la casa di Vittorio Righi e quindi poi di Jacopo si sviluppa intorno a un cortile interno dove c'è un fico, e i miei personaggi hanno l'abitudine di trovarsi tra di loro, e Jacopo Grimani verrà coinvolto prestissimo nelle indagini, fra l'altro dispone di molti mezzi economici, è ricchissimo anche se vive nella più estrema semplicità, e i suoi soldi serviranno molto spesso a fare per esempio delle puntate in altre città. Ma dove lo Stato non arriva, arriva Jacopo con i suoi con le sue sostanze. E dunque questa casa in via Riva di Reno con il cortile e il fico è esistita veramente, era la casa di un mio prozio, un fratello di mio nonno. E io me la ricordo benissimo, adesso non c'è più, hanno fatto dei palazzoni in quella zona e quindi ho voluto farla rivivere.
Nicolò, quante volte c'è già successo che i nostri autori facciano morire parenti, si ispirino ad amici, ambientino in case, si ispirano a persone che odiano, che con una caratteristica che odiano e la mettono su adesso un personaggio. Abbiamo la casa dello zio. Anch'io lo faccio. Ah, vedi? Però non diciamo a chi si è ispirata. Non lo dico nemmeno io. Che spettacolo. Comunque sbaglio o questa serie bolognese ti è particolarmente cara perché tu tradisci una qualche origine? Adesso se questo... Beh, io sono bolognese. Sono bolognese. Si sentiva. Beh, anch'io sono bolognese, da parte di mamma è nato e poi... E tu lo nascondi meglio però l'inflessione, lei ce l'ha ancora. Perché stando qua poi anni e anni... La conosci via Rivareno? Riva di Reno? No. Ma dov'è, forse non si chiama neanche più così la zona. No, si chiama ancora si così. Chiama ancora... Non c'è più il canale, a Milano c'è una gelateria, ma non lo dobbiamo dire. Tra l'altro questo zio che abitava, se posso permettermi, che abitava nella casa di via di Riva di Reno col cortile sotto il fico, ha una storia bellissima, si chiamava Giuseppe o Peppino, era l'uomo più buono del mondo e faceva il tassista. La sera del 27 ottobre 1922 si trovava con il suo taxi, sera fatale, si trovava con il suo taxi in piazza Malpighi e aspettava dei clienti, quando gli saltarono in macchina tre individui con la pistola spianata alla tempia, metta in moto e ci porti a Roma. E a Roma? Sì, lo zio Peppino alla mattina si trovò alle soglie della capitale, senza saperlo aveva fatto la marcia su Roma. No, in taxi! No, vabbè, ma che sci così quelli che era. Ha fatto la marcia di Roma su taxi! E diventò fascista, buono come il pane ma fascista. Ma mio nonno aveva una famiglia da morire da ridere, lui era socialista. Invece aveva questo fratello ma fascista buono e un altro che invece cosa vuol dire fascista buono? Non era una carogna, tutt'altro, okay. E un altro che ma era una buona brava persona anche lui, che però era proprio diciamo entusiasta del fascio, aderiva con, ed era addirittura era un istruttore di volo. Era un pilota che istruiva gli altri piloti così a Tripoli, faceva questo lavoro e quindi era fascista anche lui, mentre mio nonno era socialista. Pensa alla cena di Natale, questi cosa facevano? Arrivavano con le guardie del corpo. Ma no, erano bravi, andavano d'accordo. L'argomento politico veniva lasciato da parte, sì, giustamente. Adesso, al di là di questa base storica che ovviamente poi tu... Tu sei un insegnante, Maria Luisa. No. No, ma sì, è la vena ironica, è la vena comica. Per come ha esposto, cioè, avrei detto che eri una professionista. No, io ho insegnato 10 anni. Aia, perché? Ma stai diventando come Chiara, ma c'hai il dono. Al dono. Vabbè, ma un po' si poteva capire. No, appena laureata sono andata 10 anni a Ivrea dove non potevo fare altro. Poi appena venuta a Milano, allora mi sono messa a fare la giornalista, infatti sono giornalista pubblicista e poi scrittrice. Adesso è da 13 anni scrivo, anche di più, scrivo a tempo pieno. Cioè sono 13 anni e la tua produzione è così finita? Sono 14 libri che ho scritto, però due li avevo scritti prima, molti anni fa, ed erano saggi storici. Ok, visto che abbiamo una tirannide comunque più che fascista... Complimenti, cioè l'unico, complimenti per il gran lavoro di ricerca, perché 14 romanzi... 14 in 13 anni. In tempi storici anche diversi, cioè avrà richiesto... Prendiamo un volo. Amo farmi la vita difficile. Maria Luisa, andiamo a prendere un piccolo volo e ce ne andiamo sul Bosforo, andiamo a Galatasaray e ci racconti... Poco però, perché questo è l'ultimo, credo, no? Ve lo faccio vedere, quel minimo sindacale che si può dire di questo. Questo ha un'ambientazione molto... Dici. Qui Marco Pisani viene incaricato dal Consiglio dei Dieci e dal Doge, naturalmente, di una missione diplomatica a Costantinopoli, che consiste nell'introdursi negli ambienti di corte che hanno richiesto questa missione, naturalmente, per dare impulso agli scambi commerciali tra l'Impero Ottomano e Venezia. Perché l'Impero Ottomano in quel momento si trova ad avere molti nemici, mentre Venezia
Venezia può essere una partner che non dà problemi perché non ha una grande potenza militare. E non solo, ma viene richiesta anche la sua presenza per istruire sui metodi di governo occidentali quello che sarà il nuovo sultano, e in modo da svecchiare l'impero turco e renderlo più aderente ai metodi di governo moderni per metà Settecento, si intende. E chi li invita è il primo ministro Rajip, personaggio storico realmente esistito. Poi viene invitato anche il medico Guido Valentini, perché lo chiama la madre, che è una veneziana, la madre dell'erede al trono Mustafa, che non riesce ad avere figli maschi, e quindi Guido Valentini sarà incaricato di visitare la moglie, la favorita, insomma. E lo chiama anche la Validè, che è la sultana madre, per fare qualcosa per il sultano Osman III, il sultano regnante, a cui non piacciono le donne. E lì Guido Valentini avrà poco da fare. Potrà in certo modo solo migliorare la salute. Quindi i miei eroi vanno, c'è anche Nani, e Nani viene seguito dalla sua fidanzata Marta Poli, che è venuta da Roma. Vanno e cominciano ad avvicinare la corte, a entrare nelle simpatie dei personaggi, ma cominciano anche a trovarsi tra i piedi dei cadaveri. Il primo, questo non lo dico, anzi, e quindi potranno fare anche delle indagini sulla morte di questo, e si vedrà che non sarà una morte tanto casuale, perché è connessa a tutta una serie di problematiche dell'impero turco che sfoceranno in una vicenda inaspettata, che io adesso non racconto perché è un po' include il romanzo. A Venezia direbbero che manca Rianca che ce la racconti, perché qui dovete andare a comprarvi questo libro, se volete anche i precedenti, se volete fare una gita a Bologna ci sono le storie del Righi, che se non ricordo male è un liceo. Il Righi è un liceo scientifico, sì. Brava. Brava, sei stata brava. Adesso però, potrei fare una piccola parentesi. Si trovano su Amazon. Oriente Veneziano si trova anche in qualche libreria. Gli altri sono stati pubblicati dalla casa editrice Amazon Publishing, che era una vera casa editrice, e che non li ha mai distribuiti in libreria, quindi si trovano su Amazon. Ah, ok, quanti. Ottimo, perfetto. Ghetto capio? Bene. Io purtroppo dico arrivederci a Maria Luisa con la prossima storia bolognese, giusto? Bolognese. L'ultima canzone sarà il titolo. Arrivederci a Mazzavillani, alla prossima puntata. Alla prossima puntata, ringraziamo Maria Luisa per essere stata qui con noi. Sono io che ringrazio. E a tutti i risoltisti, un buon prosieguo di giornata. Ciao. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. Ha risolto giallo!